Si avvicina a settembre con questo anche la Pyjama Run che da 3 anni avviene a Biella e in numerose altre città, ma quest'anno c'è una novità. Allora, quest'anno la Pyjama Run esce dall'ambito delle lead provinciali, diventa una campagna nazionale. Quindi è un mandato che il nostro ente pubblico, la LILT nazionale, ci dà, ma ci chiede di rispettare. E quindi ha un valore aggiunto importantissimo. Io ho ringraziato durante la conferenza stampa, ritorno a ringraziare la Regione Piemonte per averci concesso il patrocinio, la nostra città di Biella che ce l'ha riconcesso anche quest'anno. E quest'anno abbiamo anche Fondazione CRV che ci ha supportati nei costi, quindi un supporto importante per l'organizzazione, e la fondazione che nella persona di Clelia Zola, la federazione atletica, che per la prima volta concede un patrocinio a una gara non competitiva. Mi hanno commosso le parole di Clelia Zola quando ha detto: concesso per l'alto valore che la Pyjama Run racchiude. Questo è importante. È un momento corsa, sono 5 km. È un momento, è un evento che racchiude un significato grandissimo. Pensate alla solidarietà, cioè l'abbraccio virtuale che le famiglie e i ragazzi, i bambini sentono da un momento così, un abbraccio che deve essere di forza, di speranza, è l'abbraccio di una città. L'anno scorso abbiamo avuto 1097 iscrizioni, io non lo so quante saranno, comunque siano, anche se saranno di meno, saranno importantissime. Il signor Sindaco ha espresso delle parole importanti. Sappiamo che molte associazioni, molti enti si stanno già organizzando per partecipare, tutti con il loro pigiama rappresentativo. Mi creda, l'anno scorso quando c'è stato il via, un colpo al cuore, io la dico così, ma per non emozionarmi troppo. È bellissimo, è una forza veramente di persone che sono lì perché credono a quello che stanno facendo. Noi vi seguiamo da tanti anni, credo che sia giusto ricordare chi ha ricoperto la sua carica prima di lei, il dottor Mauro Valentino. Lei mi fa emozionare alla fine di una giornata così, non ce la posso più fare. Mauro Valentini è stato grande. Spazio LILT esiste perché è esistito Mauro Valentini, perché ha avuto un coraggio da leone. Coraggio vuol dire anche la capacità di non fermarsi di fronte a tante piccole difficoltà che in una città come la nostra possono presentarsi. Quando tu credi nel valore di una cosa che vuoi fare, quando tu credi nell'importanza, nella profondità, e sai che quella cosa si ripercuoterà in modo positivo sul territorio, vai avanti.